Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, dipendendo da che ora vedrete questo video. Oggi vorrei parlare di un tema abbastanza diffuso sul web e che viene sempre alla luce ed è quello dove si può vivere alla grande o di lusso, non so come, agiatamente, con 1.000 euro al mese. Va bene. Premettendo che questa affermazione ormai lascia il tempo che trova, e augurandomi che la gente non si fermi al titolo ma abbia voglia di approfondire, andiamo avanti, veniamo al dunque. Esquire.com. Esquire.com ti dice dove vivere di lusso agiatamente con 1.000 euro al mese, con questa cifra. Ma chi è Esquire? Lo sapete? Esquire è un sito web molto popolare legato alla famosa omonima rivista maschile, che offre una vasta gamma di contenuti, tra cui articoli sul lifestyle, benessere, viaggi e bla bla bla, eccetera, eccetera. Il sito è presente sul web in varie lingue, è tradotto in varie lingue, inglese, spagnolo, tedesco e non so che altro, e conta, diciamo, diversi milioni di visite al mese. Quindi non è un prodotto di nicchia, ma è un qualcosa di molto presente sul web e di fatto è una delle riviste maschili più influenti e più di tendenza in ambito mondiale. Ti lascio il link qui sotto in descrizione se lo vuoi leggere tutto quanto. Detto questo, Esquire, nell'articolo che ti ho lasciato il link, ci descrive un quadro abbastanza roseo sulla possibilità di vivere agiatamente. Usa questo termine, questo aggettivo, agiatamente o a volte di lusso anche, con 1.000 euro al mese in molte zone d'Europa. Ma alcune considerazioni le dobbiamo fare. Primo, sbilanciamento verso un'immagine troppo idilliaca. Il costo della vita è variabile. È vero che in molti paesi dell'Europa orientale, Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia e bla bla bla, si può vivere con un budget contenuto. Ma è fondamentale considerare che ci sono differenze tra vivere in una grande città e vivere nelle zone interne o rurali. Le capitali e le grandi città, pur offrendo un'ampia gamma di servizi e opportunità culturali, tendono ad avere costi più elevati rispetto alle zone periferiche, e questo è un dato di fatto incontrovertibile. Vi aggiungo anche, ho per esempio un amico che è andato via dall'Italia, non è venuto alle Canarie, è andato a Bucarest, ok, e ci sentiamo per WhatsApp, diciamo, abbastanza spesso, e mi dice che l'ha aumentato tutto, i costi sono alti, e non è vero che si vive con 500 euro al mese, sì, forse con 1.000 euro al mese, scusate, forse con 1.000 euro al mese nell'interno, chissà dove, in mezzo alle pecore, sì, con 1.000 euro al mese, fa un freddo cane, bisogna accendere il riscaldamento, d'estate fa abbastanza caldo. Quindi, voglio dire, insomma, avete capito, credo. Poi, da aggiungere che il costo della vita è un fattore importante, ma non è l'unico. La qualità della vita, penso che lo sappiate, dipende da molti altri elementi, come assistenza sanitaria, istruzione, inquinamento, sicurezza, la disponibilità di servizi, eccetera, eccetera, eccetera. Di questi paesi che, diciamo, elenca l'articolo di Esquire come Cipro, Romania, Bulgaria, sud della Spagna, sud Italia, adesso non me ne vengono in mente altri, ma tutti dell'est e i vari sud Italia o Spagna, le Canarie non le hanno menzionate questa volta per fortuna, questi paesi possono offrire un buon rapporto qualità-prezzo e dunque con un budget limitato ci si potrebbe anche stare. Ma potrebbero, e quasi tutti lo sono, presentare carenze in questi aspetti che sono fondamentali, come il lavoro, dove quando uno si desidera trasferirsi in uno di questi paesi è fondamentale valutare le varie opportunità che ci si possono presentare. Aggiungiamo anche che se il costo della vita è relativamente più basso, senza un'occupazione stabile sarà difficile mantenere un certo standard di vita. La conoscenza linguistica, la lingua potrebbe essere un vantaggio
potrebbe, è un vantaggio, soprattutto la lingua locale, per l'integrazione apre nuove opportunità. Ovviamente l'inglese è sempre più diffuso e quindi anche l'inglese, se non si conosce la lingua locale, diciamo che è obbligatorio, altrimenti non so che cosa si potrebbe fare o comunicare. La burocrazia, informarsi sulla burocrazia del paese dove uno vorrebbe trasferirsi, perché non è detto che la burocrazia sia tutta rose e fiori e solo l'Italia fa schifo e che è burocratica. Quindi informarsi anche su questo. E per esempio poi informarsi sulle procedure per aprire un conto in banca, sapere esattamente quanto costa un alloggio, in che località, informazioni sui vari visti per la residenza o insomma per il soggiorno. Questo è fondamentale. Altra cosa, quando si usano termini come vengono usati nell'articolo lusso o agiatezza, questi secondo me, e non solo secondo me, evocano nell'immaginario collettivo una vasta gamma di associazioni spesso legate a concetti di benessere, ricchezza, comfort e piacere. Quindi, in definitiva, sia il titolo che il testo, se ve lo leggete ovviamente, appaiono fuorvianti e troppo ottimistici. Nell'articolo, secondo me, sarebbe stato più corretto parlare di un'esistenza dignitosa, ovvero la possibilità di soddisfare i bisogni primari, come l'alloggio, il cibo, le cure mediche e il trasporto. Perché vivere di lusso o nell'agiatezza, come detto, parliamo di altri standard. Qui si parla solo di soddisfare i beni primari, i bisogni e i beni primari. Morale della favola. Non fermatevi al titolo, abbiate la compiacenza e l'onestà con voi stessi soprattutto di leggere l'articolo tutto quanto e informarvi se effettivamente quello che è stato pubblicato corrisponde alle proprie aspettative, considerando anche la situazione economica del paese, le politiche governative e le tendenze sociali. Ragazzi, non fermatevi ai titoli. Con 1000 euro al mese in Europa è molto difficile vivere. Poi, vivere nel senso sopravvivere, soddisfare, come detto, i bisogni primari. Ma se parliamo di lusso, agiatezza, parliamo di un qualcosa che non corrisponde alla realtà, perché con 1000 euro al mese non si vive nell'agiatezza, si soddisfano, se è possibile, i bisogni primari. Ciao, alla prossima e speriamo di non vedere più queste cavolate.